Amici di Sport Perugia, buonasera e ben ritrovati col nostro approfondimento dedicato al mondo del ciclismo. Ancora un grazie alla Federazione Umbra di Ciclismo che ci ha affidato questo compito di aprire le nostre telecamere verso questo mondo, di conoscerne tanti lati. Questa è la decima puntata, il nostro programma che ci eravamo posti, possiamo dire che è arrivato alla sua conclusione, ma l'obiettivo è anche quello, di proseguire, di dare continuità a questa attività informativa che ha avuto anche un suo successo. Non voglio adesso farmi complimenti, da solo, ma abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Per questo lo vado subito a presentare. Ringrazio Luca Brugnami, che è il nostro opinionista, colui Grazie, grazie Andrea. che ha Grazie anche di avviato tutto, anche delle altre volte. e anche i contatti con il presidente Massimo Alunni, che ritrovo, l'ho ringraziato tante volte in queste occasioni, è stato nella nostra prima puntata e lo ritroviamo in quella che io non voglio definire l'ultima, non tanto perché mi voglio accaparrare una continuità, ma perché comunque credo che ci saranno da qui anche le prossime settimane altri argomenti, quindi sarà comunque mio piacere potervi ospitare. Presidente, è un piacere ritrovarla. Grazie, Avremo altrettanto modo per me. di poter commentare anche quella che è stata, definiamola, una parte di una stagione, no? Che abbiamo iniziato diciamo a primavera e che adesso ci troviamo a commentare nei primi giorni dell'autunno, e troviamo un altro membro molto importante del comitato che è Luca Giovagnoli, è un segretario appunto della Federciclismo Umbria, braccio destro del presidente che, diciamo, lo posso dire prima di entrare negli studi, ha detto che senza Luca avrebbe molta difficoltà, giusto presidente, a portare. Assolutamente, senza lui e senza Roberto Bocchini, che è l'altro collaboratore della segreteria, non esisteremo perché comunque dobbiamo sottostare a molte regole della federazione, essendo un'estensione della federazione ciclistica, e lui è molto preparato, insieme a Roberto, insomma, riescono a mandare avanti tutta la baracca. Presidente, prima che poi la sottoporrò anche le domande di Luca, che sicuramente ha vissuto, diciamo, sul terreno, sulle strade, quella che è stata una parte di una stagione, ricordiamo, il ciclismo, diciamo, ha sia una sua stagionalità, ma con l'avvenire anche di alcune stagioni, appunto quelle invernali, ci sono altre discipline che entrano in gioco. Intanto, se se la sente di tracciare un primo bilancio, una sua considerazione su quello che è successo in questi mesi, perché noi ne abbiamo raccontate tante, ci siamo resi conto che veramente l'Umbria, pur essendo piccola, a volte con qualche fatica, ha davvero tantissime eccellenze. Esattamente, il tuo excursus è stato completo, grazie a Luca che è riuscito a coinvolgere tutte le parti del ciclismo che riguardano l'organizzazione, quindi anche tutti gli aspetti che, diciamo, può raccogliere questo sport bellissimo. Allora, io posso fare una. Noi abbiamo iniziato celebrando la vittoria del campione italiano Ciclocross di Scappini, un evento unico per la regione, e quindi finiva la stagione Ciclocross. Ora sta ricominciando e è terminata praticamente la stagione della strada. Mancano un paio di corse per chi le vuole fare, eccetera. Anche quest'anno ci siamo tolte tante soddisfazioni. In pista abbiamo raggiunto il terzo posto nell'inseguimento a squadre per una regione come la nostra senza pista. Nella categoria juniores è stata una cosa, diciamo, praticamente incredibile, facendo rimanere a bocca aperta molte regioni molto più attrezzate di noi, sia come numeri che come struttura. Poi, non ultimo, anzi, direi un altro evento che non si era mai verificato in regione, il secondo posto al campione italiano, sempre juniores, da parte di Edoardo Burani della Forte Braccio. Questi sono, diciamo, i risultati più eclatanti, ma in generale ci siamo fatti valere in tutte le categorie, perché non sono stati da meno gli esordienti che hanno vinto in tutte le regioni, gli allievi. Adesso non sto a fare tutti i nomi, chiaramente mi dilungherei, però molti ne hai incontrati, li hai visti, ne Assolutamente. avete parlato. E hai visto, insomma, che abbiamo un discreto fermento, dai. E noi siamo molto soddisfatti, il comitato è soddisfatto, e quindi ecco. E anche la possibilità di farci vedere con la tua trasmissione è importantissima. Senta, una cosa che vorrei sottolineare tra i tanti nomi che sono stati fatti qui, no? Una delle sue scommesse che si è rivelata vincente è stata quella di Eros Capecchi. Cioè Eros ha portato. Ci sono stati anche atleti, abbiamo parlato con lui, ma anche atleti che hanno portato veramente una testimonianza di quanto il suo contributo sia stato importante per questi ragazzi. Insomma, anche questo è un passo in avanti verso anche una maggiore specializzazione dell'Umbria verso questo sport. Abbiamo portato la freschezza del suo, diciamo, professionismo appena terminato. L'ha portato, e ho visto che quando lui incontra i ragazzi, crea
cattura l'attenzione in maniera particolare, perché sa parlare prima di tutto al ragazzo giovane e poi porta notizie fresche dal professionismo, perché poi tutti i ragazzi ambiscono a quello, poi quelli che ci arriveranno purtroppo sappiamo benissimo che saranno pochi. È stata una scommessa, ma è stata positiva e siamo molto contenti. Tutte le società sono soddisfatte di questo innesto. Ha lavorato benissimo, abbiamo fatto delle gare a livello nazionale, cioè delle gare internazionali, sempre in Italia, però delle gare internazionali, e siamo riusciti a coinvolgere praticamente tutto il roster dei juniores soprattutto. Poi chiaramente per i più piccoli siamo andati esclusivamente ai campionati nazionali. Risultati buoni, non ci possiamo lamentare, perché comunque la maglia l'abbiamo fatta vedere, che era un po' il nostro obiettivo, sempre con il fatto che noi siamo piccoli, però cresceremo e vedremo. Certo, in questa ottica di crescita ho voluto sottolineare proprio la presenza di Eros, perché rappresenta appunto una volontà, no, di crescere con una certa mentalità, con anche un certo approccio. Luca, poi andremo dall'altro Luca, dal nostro segretario, così, però a te anche la possibilità intanto di stimolare un po' il presidente, se hai già preparato qualche domanda. Ma con alunni ci incontriamo spesso, quindi dobbiamo fare i complimenti anche a Tommaso Alunni, che è il figlio che ha fatto terzo agli italiani, quindi insomma, non ne ha parlato, però ne parliamo noi e quindi lo salutiamo e gli facciamo anche complimenti. Anche complimenti in bocca al lupo. Presidente, tante corse. Allora, ci sono delle persone che mi dicono meglio tenere i ragazzi vicini, meglio tenere sulle corsette così, perché poi se no, se facciamo sempre internazionali si bruciano. Altri invece dice no, andiamo a fare le internazionali perché li facciamo crescere. Quindi c'è questa doppia situazione. Questa è una delle domande. L'altra domanda è, con le regioni vicine che abbiamo, quindi Marche, Toscana, ho visto che si inizia a collaborare, si inizia a fare qualcosa insieme. Qual è l'auspicio e qual è magari il come poter vedere e andare avanti sotto questi due aspetti? Bene, allora, per quanto riguarda la prima domanda, è chiaro che è una domanda tecnica e ci vorrebbe il tecnico, però diciamo che noi abbiamo, con Eros abbiamo già tracciato una linea per il futuro. Tant'è vero che, come hai potuto vedere, abbiamo impegnato molto i ragazzi di primo anno, soprattutto nei junior, per tentare il prossimo anno di ottenere grandi risultati. Il giusto compromesso sono le gare locali, perché comunque devi fare chilometri e quant'altro, ma se non ci confrontiamo con gare nazionali e internazionali non capiamo dov'è l'asticella. Per cui si crea anche l'illusione di aver ottenuto una condizione facendo le gare locali e poi andare a sbattere il naso, no? Nelle gare nazionali di campioni italiani, e questo è successo già quest'anno. Per cui Eros ha già disegnato un programma per il futuro bilanciato. Questo però magari avremo l'occasione di invitarlo di nuovo e ve lo descriverà. Per quanto riguarda l'altra domanda, quindi la collaborazione con le regioni, io dal primo giorno che sono arrivato la mia idea è sempre stata quella della macro area. Intendo dire, non possiamo coltivare il nostro orticello esclusivamente, se non per quanto riguarda i tuoi tesserati, ma per l'organizzazione sia di manifestazioni o comunque collaborare per fare un calendario unico, devi collaborare assolutamente. Per questo io dico che con i miei corrispettivi del Lazio, delle Marche, l'Abruzzo, la Toscana e l'Emilia Romagna abbiamo creato subito un bel feeling. E infatti, se andiamo a vedere quest'anno, l'anno scorso così così, quest'anno praticamente non ci siamo mai sovrapposti. E questo ha creato una sinergia per cui tutte le gare avevano dei numeri importanti che comunque comincia a farti capire, insomma, già nella fascia centrale quanto puoi valere per un ragazzo. Bene. Allora adesso andiamo da Luca Giovagnoni, che diciamo entra in una prima domanda nel circuito delle professionalità che noi vogliamo conoscere all'interno di questa trasmissione, che facciamo conoscere, perché come ricordava prima il Presidente abbiamo avuto, grazie anche
all'opera di Luca Brugnani diverse figure, dal corridore al giudice di gara, al tecnico, al direttore sportivo, tantissime figure. La figura del segretario all'interno di una federazione, quale appunto quella italiana, ma con l'obiettivo dell'Umbria, quale impegno richiede e soprattutto quali sono le mansioni principali, perché il presidente ha detto che sei indispensabile, quindi presumo che intorno a te, ti do del tu, passano, certo, insomma, diverse responsabilità, diversi fogli, diverse carte, email, immagino. Certo. Allora, intanto buonasera a tutti. Sì, io intanto ho avuto il piacere di iniziare a collaborare con il comitato nel 2018, e le mie mansioni in quel caso riguardava esclusivamente l'approvazione delle gare. Quindi, diciamo in estrema sintesi, fare un controllo dei programmi redatti dalle società che organizzano le varie manifestazioni, che questi fossero in linea con quanto previsto dalle norme federali per ogni specialità. Da quando invece poi si è insediato il nuovo comitato con il presidente Alunni, ho avuto il piacere invece di entrare a far parte a tutti gli effetti della segreteria per quanto riguarda il lato, diciamo, tecnico-sportivo, che anche qui in estrema sintesi consiste in tre grandi gruppi di lavoro, diciamo, tre aree di lavoro. Una prima che riguarda le affiliazioni delle società e unitamente a questa anche il tesseramento degli atleti. Quindi, diciamo, queste due aree vanno ad occupare i mesi, diciamo, invernali, quindi da metà novembre per inizio dicembre fino a prevalentemente marzo-aprile, anche se poi il tesseramento arriva fino anche agli ultimi mesi della stagione. E una terza area invece molto importante poi è la gestione dei calendari e delle gare, quindi anche qui sempre l'approvazione gare che in questi ultimi due anni viene fatta dalla struttura tecnica, in particolare dal coordinatore Enzo Mantini, che lui approva direttamente le gare, poi dopo ovviamente però devono passare da me, insomma, per essere approvate da un punto di vista strettamente, diciamo, tecnico, certo, nel K Sport, che è la piattaforma sulla quale vengono fatte tutte le procedure che riguardano la federazione, quindi, come dicevo, sia l'affiliazione, il tesseramento e l'approvazione delle gare. Si sceglie di fare questo tipo, di prendersi questo tipo di impegno, perché immagino ci sia anche una passione per la bici, per il mondo del ciclismo. Assolutamente, io ho corso fino a juniores di secondo anno e l'ultima stagione da atleta è stata il 2014, poi dopo 4 anni ho avuto, insomma, il piacere di entrare a collaborare con il comitato e la risposta non poteva che essere positiva, insomma. Senti, io so perché mi è stato detto, perché io poi vengo costantemente informato, che tu sei anche protagonista, insomma, della pubblicazione, insomma, rimessa in vita di una storica società perugina, che non so se la vuoi citare. Sì, tu. Allora, nel 2019 anche qui ho avuto l'opportunità di rilevare una delle società più antiche sia dell'Umbria che penso d'Italia, perché comunque è stata fondata nel 1888 da Giuseppe Evangelisti, quindi come data di rifondazione non è proprio recente, diciamo. Beh, insomma, qualche annetto ce l'ha. Ecco. È la società numero 2 italiana o umbra? Allora, no, come codice quello fa riferimento al nazionale. Quindi è la società numero 2 a livello Italia. Bene. Sì, e la precedente dirigenza, insomma, non aveva intenzione di continuare e anziché perdere quella che poi la storicità attestata appunto da quel K-Sport a cui si faceva riferimento prima, sono subentrato io insieme ad altre 4 persone. E in questi primi 2 anni intanto siamo riusciti ad organizzare in collaborazione con il comitato i 2 campionati regionali su pista presso il velodromo di Forano, e quindi questo è stato, diciamo, un primo passo per riprendere un'attività che erano diversi anni che era ferma. Senti, la tua invece attività continua oppure adesso pensi solo alla scrivania, nel senso ci vai ogni tanto in bicicletta? Sì. Ma non come atleta, come amatore, per divertimento. Come amatore per divertimento. Poi posate la bicicletta, vai dietro la scrivania, certo, e segui da casa, immagino, certo, smart working. Prima la scrivania e poi la bicicletta. Prima la scrivania e poi la bicicletta, col presidente che sarà costantemente in contatto con te per capire tutte le dinamiche, quando ha qualche
diciamo, difficoltà da un punto di vista normativo, chiama subito te, tu sei il suo primo riferimento, giusto Presidente? È proprio così, anzi, cioè abbiamo una chat infinita. Un WhatsApp che... Sì, sì, poi io voglio aggiungere che lui l'abbiamo coinvolto perché non, se, come se non bastasse, per il photo finish che abbiamo, diciamo, concesso a tutte le società che ne fanno richiesta gratuitamente, quindi noi siamo attrezzati e lui è la persona che va a fare il photo finish in prima persona e spesso è chiamato anche alle segreterie delle corse e quindi insomma più... Una vita da segretario, possiamo dire così. Presidente, vorrei sottolineare quanto è importante, no? Spesso si parla dei giovani, no? Di quanto sia importante, cioè, comunque Luca è un segretario giovane, ha già una bella esperienza, soprattutto è molto affidabile. Quanto è importante anche nella ricostituzione, comunque nella creazione di un nuovo governo, possiamo definirlo così, del mondo ciclistico regionale, avere al fianco i giovani che possano portare anche una certa dinamicità anche da questo punto di vista? Assolutamente, è un rinnovamento e soprattutto le persone affidabili. Lui è giovane, affidabile, preparato, e molte volte scrive per me perché non sono così acculturato come lui e quindi devo dire che è preziosissimo. Poi ripeto, dall'altra parte abbiamo un Roberto che è affidabile sotto il punto di vista amministrativo e quindi io lì perlomeno dormo sonni tranquilli, devo dire. Beh, la verità. Però non so, mi sembra che sia strutturato bene perché per la parte tecnica si è affidato a Eros Capricchi, per la parte della segreteria a Giovagnoni, Bocchini per la parte amministrativa, quindi insomma gli angeli custodi sono tutti al posto giusto. Assolutamente, perché se tu devi avere assolutamente le fondamenta solide per ottenere dei risultati, questo l'ho scoperto anche nella mia attività lavorativa, se tu hai delle persone affidabili e comunque fidate, di sicuro diciamo il risultato arriva, non bisogna attendere più di tanto. Allora lascio a te ancora lo spazio per qualche domanda, non so se l'hai per Luca, poi ne ho un'altra per il Presidente, ma siccome è un po' tosta io la faccio. Sì, no, con Luca, certo, con Luca sta la dimostrazione che comunque il ciclismo non finisce, infatti lui diceva da novembre in poi inizio a fare anche tante altre cose, quindi io vorrei chiedere a Luca, so che stanno cambiando le regole dei tesseramenti per il prossimo anno, per l'iscrizione alle gare, quindi magari se qualcuno ne vuol sapere di più e qualcosa, sicuramente ti può contattare. Cioè i nuovi tesseramenti praticamente sembra che si liberalizzino, no? Un po' gli spostamenti, le licenze, quindi tante cose stanno cambiando. Quindi sicuramente tu sei la persona più idonea a sapere meglio queste cose. Quindi possiamo dire anche alla gente se può scriverti a una tua mail in federazione. Sì, con calma pure, perché se no lo massacreranno. Adesso ti hai lanciato la bomba, gli scrivono tutti. Allora, questo sì, assolutamente. E l'email, diciamo, di riferimento è umbria@federciclismo.it. Ovviamente non ci sono orari, nel senso quando volete potete contattarci senza nessun problema e vi rispondiamo in tempi questi brevissimi. Cambiamenti, quindi, come li legge a cui faceva riferimento Luca? Allora, innanzitutto il cambiamento a cui faceva riferimento del tesseramento è una norma un pochettino più ampia, nel senso che non è solo della Federciclismo, riguarda tutte le federazioni e riguarda il fatto che non c'è più il vincolo della società che ha tesserato nell'anno, diciamo, in corso quell'atleta. Per quanto riguarda noi, anno scade, diciamo. Come funziona? Sì, che non c'è bisogno che la società che ha tesserato nell'anno in corso o comunque nell'anno precedente che rilasci insomma l'autorizzazione a cambiare squadra. Una sorta di legge Bosman su tutto. Per quanto riguarda noi federazione, questo vale nel cambio di categoria, perché le nostre tre categorie giovanili, dico giovanili tra virgolette perché la categoria juniores già è una categoria internazionale, però considerando esordienti, allievi, juniores, si dividono tutti in primo e secondo anno. In quel passaggio lì c'è ancora il vincolo, quindi dal primo al secondo anno della stessa categoria rimane il vincolo della società che ha tesserato l'anno prima. Chiaro. Invece nel passaggio tra le categorie, quindi da esordiente ad allievo e poi da allievo a juniores, invece lì non c'è più. E c'è un obbligo di pagamento dei valori del corridore. Ho capito. Però quindi è abbastanza complesso. È una cosa un po' complessa, quindi dal lato si libera, dall'altro comunque c'è un vincolo che
se uno acquisisce, cioè ha lavorato sulla crescita di un atleta, ha dei riconoscimenti. In base ai punti che ha ottenuto l'atleta, in base a quali specialità, cioè se ha ottenuto quei punti in pista piuttosto che su strada o fuori strada, c'è un coefficiente che moltiplicato insomma ai punti dà l'importo che deve il valore versare. Che deve essere versato per acquisire diciamo le prestazioni di quell'atleta. Presidente, abbiamo spesso parlato in queste trasmissioni, adesso non è che la voglio per forza far esporre, però, e lei stesso prima l'ha detto, di un'Umbria no, che spesso deve rivolgersi fuori per dare sfogo ad alcune discipline perché le strutture magari non sono presenti nella nostra regione o magari, che ne so, ce ne sono alcune che non sono all'altezza. Da questo punto di vista, dopo un anno e più del suo mandato, diciamo che fotografia fa di questo e quali sono insomma le sue prospettive, perché abbiamo sentito anche da territori tipo Magione e altre che c'è un grande attivismo da questo punto di vista con amministrazioni che si stanno dando da fare, però non so a che punto siamo. È una battaglia dico praticamente settimanale. Oggi eravamo in comune per l'impianto del BMX, per esempio, a discutere con l'assessore Pastorelli, la signora Clara sempre molto disponibile, non posso dire altro assolutamente, è sempre molto presente, però purtroppo spesso hanno le mani legate. Ora BMX vorrà organizzare una manifestazione nazionale prossimo anno, ma siamo in difficoltà con la struttura che è comunale e chiaramente loro i soldi ne hanno limitati e quindi è un pochino questo problema. E il problema ce l'abbiamo lì, ce l'abbiamo sull'anello di Perugia, ma ce l'abbiamo a Terni, ce l'abbiamo in tanti posti. Qui c'è stato Mario Panichi, amico, ex compagno di squadra quando correvamo, e si era impegnato in prima persona anche a Magione per fare il percorso, no? E i lavori sono andati avanti, poi si sono bloccati. Il problema è di tutte le amministrazioni. C'è tanta volontà ma mancano le risorse, questo è quello che mi sono accorto fino adesso e quindi rimbalziamo. Molte volte in altre situazioni, in altre regioni ci sono dei progetti, per esempio le regioni vicine che abbiamo seguito, in Emilia, dove per esempio il governo regionale è molto attento e l'avete visto perché ha organizzato i campionati del mondo completamente a sue spese 2 anni fa. Hanno portato avanti un progetto per fare un ciclodromo chiuso e sicuramente andrà avanti, così come in Toscana. Però tutte poi, questo è una mosca bianca, perché certo, se guardi tutte le altre regioni non ci sono queste possibilità, a meno che non arriva un benefattore per cui ama il ciclismo e dice io investo 1 milione d'euro, allora lì avremmo risolto tutto. Se stiamo con le amministrazioni, purtroppo uno, me lo insegni tu che segui più sport, solo a Perugia ci sono 80 strutture, cioè come fai a chiedergli i soldi anche... No, è chiaro, però diciamo che adesso tiriamola un po' dal lato del ciclismo, perché poi se entriamo su altre discipline, perché... crediamo insomma che, lo dico per averlo appurato, non lo dico certo perché sto conducendo questa trasmissione, qui ci sono delle eccellenze, ci sono delle risorse, ci sono delle... attività, delle individualità che andrebbero valorizzate. Adesso è chiaro che non è possibile pensare per ogni comune, per ogni magari territorio ad una pista o ad un riferimento per il ciclismo di alto livello, ma io credo che già le 2-3 principali città della nostra regione, che è fatta di 800.000 abitanti, il cui perimetro in termini di chilometri non è così importante, in un'ora poco meno si arriva dal capoluogo di provincia all'altro città più importante, di creare dei riferimenti. Sinceramente mi dispiace, e lo dico da cittadino e da giornalista, sentire che ci sono degli atleti che hanno delle caratteristiche, delle peculiarità e per allenarsi devono andare fuori, lo hanno raccontato molte persone qui. Scusa se ti interrompo, ma io ho detto dei risultati sulla pista, siccome io la crescita l'ho seguita in prima persona da 4 anni a sta parte per ottenere questi risultati, abbiamo girato mezza Italia. Ecco, però questo sinceramente... A spese spesso delle società, ma anche personali. Quindi, delle famiglie, certo. Però famiglie. Dico, una pista che porti questo nome in Umbria serve. Adesso non dico che dobbiamo fare 5 piste, ma una pista in Umbria...
Ma sarebbe un'attrattiva incredibile anche per i giovani, nel senso una struttura in sicurezza che comunque offre uno spettacolo unico, la pista rispetto a chi non, magari la strada assolutamente di più, però la pista la vivi minuto per minuto, quindi certo, secondo me potrebbe essere molto più attrattivo. Io credo che uno sport, una disciplina come il ciclismo, che ha una sua storicità, no? Ce lo insegna anche Luca, avendo rilevato quella straordinaria società perugina che vanta, no, diciamo, la seconda più antica a livello italiano, meriti questo tipo di attenzione, ed è un monito, un richiamo che viene fatto tanto alle amministrazioni locali quanto anche alla regione, di riuscire a trovare delle risorse. Spesso ci sono anche dei fondi europei, ci sono anche delle situazioni che magari le professionalità che insistono all'interno delle amministrazioni comunali o degli stessi enti possono mettersi a disposizione delle federazioni, delle società, per trovare questo tipo di soluzioni. Mi viene veramente strano pensare che una regione come l'Umbria, che ha dei valori nel ciclismo, e noi l'abbiamo in parte raccontato in queste trasmissioni, debba rivolgersi al di fuori per ottenere quello che credo, con un minimo di sacrificio, un più di lungimiranza, di progettazione, potrebbe riscontrare nella propria regione. Poi magari che uno di Perugia, faccio un esempio, debba andare a Foligno a fare un allenamento su pista, vabbè, ci può anche stare, o viceversa, però non che questo debba essere poi richiamato a fare ulteriori chilometri e trasferirsi fuori regione. Spero, insomma, che l'assessore Agabiti, che è l'assessore di riferimento per lo sport nella nostra regione, ma la stessa Clara Pastorelli, che abbiamo spesso ospite nei nostri studi, Elena Proietti a Terni, insomma, parliamo di figure anche di riferimento rispetto anche al peso delle città, possano trovare una quadra in questo senso e magari trovare in degli sport, adesso con tutto il rispetto ci sono anche degli sport che fanno ulteriori difficoltà, ma il ciclismo, ragazzi, ha una storia, una tradizione anche nel nostro paese che merita veramente questo tipo di attenzioni. Voglio fare un esempio per non essere solo filo ciclista questa sera: mi dispiace anche quando vedo bravissimi ragazzi della pallanuoto che per fare una partita devono andare a giocare ad Ancona, sì, piuttosto che da altre parti. Cioè, io credo che dobbiamo, come regione, adesso non faccio riferimento alla città, garantire in quelle discipline dove esistono delle peculiarità, dove esistono delle eccellenze, garantire un riferimento alla nostra regione. Questa secondo me è la cosa più importante. Approfitto della sua presenza, Presidente, per sottolinearlo, perché credo che sia un'ulteriore anche voglia di sviluppare a livello sociale i giovani e quindi quella che è la società del futuro, perché i soldi investiti sullo sport secondo me sono i soldi migliori. Magari facciamo qualche strada in meno, sì, e investiamo più sulle strutture sportive. È il futuro della società. Se cresciamo bene i nostri figli, questo, insomma, è semplicissimo. Spero solo che i nostri amministratori, tutti quanti, guardino più là del naso, soprattutto è questo, perché molto spesso, adesso continuo un po' quello che può essere la polemica, ma voglio dirlo, si guarda al mandato ma non si guarda al futuro. Cioè, io se faccio una cosa lo faccio per il futuro, non, certo, lo faccio per il mio mandato. Io fra 2 anni mi scade il mandato, non vengo eletto, ma tutto quello che ho seminato, certo, qualcun altro, se vuole, lo semina. E questo è quello che devono fare i nostri amministratori. Se invece guardiamo i 2 anni, 4 anni, non risolveremo mai niente, e quello che hai detto tu, i progetti non arriveranno mai. Assolutamente, no, ma poi ripeto, credo che, insomma, visto che parliamo spesso che siamo in situazione di calo demografico, che abbiamo diverse cose, cioè i giovani che ci sono, le famiglie stesse possono secondo me essere sostenute attraverso anche dei progetti di sport. Ripeto, parliamo di una disciplina che non è nata l'altro ieri. Adesso io vedo, adesso mi scuseranno, vedo un proliferare di campi da padel, che per carità è uno sport sicuramente bellissimo, che attira giovani e meno giovani, però insomma una pista degna di tale nome in Umbria la vogliamo fare, insomma, anche qualche imprenditore, qualcuno, insomma, che magari ha nelle sue corde, nelle sue possibilità, quella di investire magari come opera, diciamo, art bonus le definiscono, adesso utilizziamo anche altri, no, però credo che, insomma, l'Umbria lo meriti. Poi magari ce ne voglio tre, beh no, insomma, esageriamo, una, ma magari una che permetta alle società, alla federazione, a tutti di avere un riferimento alla nostra regione. Bene. Mi sono fatto qualche amico. So. Perfetto. Allora, io vorrei tornare a Luca, visto che è stato corridore, visto che è laureando in ISEF, se non sbaglio? A luglio. Laureato, fresco. Io volevi togliere questa soddisfazione, invece già l'ha acquisita. Già acquisita, fresca. Magari, quindi auguri. Ho trovato un'altra cosa, chiedeteglielo. Sì. Auguri. Una nuova sfida? Vabbè, sto facendo la magistrale. Ah, ecco, bene, allora. Bene.
Allora ci sarà una nuova laurea. Ci sarà una nuova laurea, benissimo. Per dire che cosa? Proprio che il ciclismo non si ferma. Da adesso in poi chi ha sceso la bicicletta, quindi della strada, che cosa deve fare? E quindi quel ragazzo continuerà ad allenarsi, magari in settori diversi, in cose diverse. Quindi sicuramente questo è. Riferendomi prima ad alcuni nomi che non abbiamo citato, ma abbiamo citato le discipline, Gargaia è diventato campione italiano di BMX, quindi... Complimenti anche a Gargaia. E soprattutto sta cercando un posto per andare... sta lottando per un posto per andare a Parigi Olimpiadi, che secondo, cioè avere un perugino alle Olimpiadi, e per questo eravamo anche lì appunto da, in comune per questo motivo. Esatto, per quanto riguarda il ciclocross che è iniziato domenica, Samuele Scappini, che è campione italiano, ha vinto la prima corsa e qui del Giro d'Italia e quindi ha anche la maglia rossa del Giro d'Italia. Bene, allora, di categoria. Ma quando ci sono questi quindi, risultati, insomma, perché dire... ci vogliamo fermare di fronte a queste cose? Non è che portiamo chiacchiere, no, qui si portano fatti, infatti, come diceva un comico di cui non ripeto poi la frase completa. Quindi è un'attenzione che merita. Noi siamo arrivati alla conclusione, Presidente. Do la disponibilità a proseguire questo percorso anche nel raccontare questi eventi e queste discipline che proseguono nel corso di una fase autunno-inverno del ciclismo, quindi da parte nostra c'è la disponibilità. Grazie innanzitutto per questa prima parte di collaborazione, perché per me è stata molto produttiva anche da un punto di vista di conoscenza, perché noi giornalisti dobbiamo sempre avere questa capacità ogni giorno di metterci nella condizione di apprendere, perché c'è tantissimo da apprendere. Io ringrazio te, abbiamo visto che la trasmissione è molto vista e speriamo di continuare, mi auguro che continueremo. E da parte mia ci sono tutte le possibilità di farlo. E poi abbiamo ancora tante altre cose di cui parlare, con certo. Luca già abbiamo messo in programma, cantiere. Esatto, perché poi, ci sono tanti aspetti che di cui dovremmo fare anche una trasmissione o un servizio che riguarda la storicità del ciclismo nella nostra regione, e Luca ci farà da cicerone, che abbiamo capito che ha non solo le conoscenze, pur essendo giovane, anche una memoria storica invidiabile, quindi abbiamo tutti gli elementi per continuare a parlare. Grazie ancora al Presidente. Grazie a te. L'occasione per portare in grazie saluto. Luca. Assolutamente, poi lo ringrazieremo alla fine, però no, colgo l'occasione della sua presenza, quella di Luca, per portare veramente un saluto a tutti gli altri membri del comitato, che abbiamo citato Roberto Bocchini, ma ci sono anche altre persone che collaborano e che portano la loro appunto professionalità, il loro tempo insomma, a servizio della Federazione Umbria, quindi questo è davvero importante. Grazie a Luca Brugnavi, perché sei stato un compagno di viaggio, una spalla molto preziosa sia nell'organizzazione che nello svolgimento della stessa, quindi l'augurio di ritrovarti presto. Grazie anche a voi, grazie a tutti. Questa trasmissione, siccome è vista anche in Toscana, questi giorni è venuto a mancare Renzo Maltinti, e quindi un saluto ad un grande che comunque sia faceva parte della carovana e della storia del ciclismo. Quindi un condoglianze alla famiglia e grazie ancora a tutti quelli che ci hanno visto attraverso Sport Perugia, anche le nostre messe in onda su Rete Sole Umbria. Torneremo presto a parlare di ciclismo. Per il momento vi ringraziamo, il nostro primo ciclo si è concluso, ma come abbiamo detto torneremo presto. Grazie per averci seguito, come al solito anche sui canali social di Sport Perugia, Facebook e YouTube. A presto, grazie.